Ciao a tutti, sono Spirio, benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale. Come vedete siamo su un vlog, questo è il mio primo fact time, o più precisamente Fact You Spiga! La serie in cui rispondo alle domande che voi postate sul mio profilo ask.fm, che trovate in descrizione. Prima domanda, perché hai creato il canale? Ho creato il canale YouTube principalmente perché all'epoca, si parla di quasi un anno fa, seguivo i canali YouTube e ho pensato, ehi, proviamoci. E poi mi piaceva un casino giocare, anche se come sapete non sono e non mi reputo un gamer professionista. All'inizio avevo un po' di difficoltà a parlare da solo, poi alla fine mi sono abituato, anche perché per fare lo youtuber servono incredibili doti, come quella dell'improvvisazione. Io per fortuna pian piano la sto, diciamo, sviluppando. In realtà l'idea di aprire un canale YouTube vagava nella mia mente da un po' di tempo, però ho voluto aspettare un po', sia perché volevo prima di tutto avere un PC decente, perché penso che sia improponibile in un canale da gaming vedere lo youtuber giocare a 10 fps come si vede ora. E poi un altro fattore era quello del microfono, che infatti ho acquistato dopo un paio di video, neanche 5 mi sembra. Infatti non dovete sottovalutare la voce. Scommetto che se pubblicassi un video in cui non si sente la mia voce, non guardereste neanche i primi 10 secondi del video stesso. Prossima domanda. Che scuola frequenti? Frequento un istituto tecnico industriale, indirizzo informatica e telecomunicazioni con articolazione telecomunicazioni. Perché lo sapete tutti, penso. Io ho la passione per l'informatica e questo indirizzo mi fornisce tutte le conoscenze base che mi serviranno per il lavoro ma anche per me stesso. Poi ho intenzione di andare alla facoltà di ingegneria informatica per approfondire gli studi. Studiate, avrete molte più possibilità di trovare il lavoro che vi piace e che soddisfi le vostre passioni. Non vi piacerebbe alzarvi la mattina e pensare che bello, un altro giorno di lavoro? No? Prossima domanda. Perché non stai più pubblicando video regolarmente? PS, mi piace un sacco la TechCraft con Dexter. Prima di rispondere alla domanda devo precisare una cosa. Il plurale di video è video. Non videi, video. Ok? Allora, durante l'anno scolastico pubblicavo video giornalmente, tranne gli ultimi giorni di scuola, e pensavo che durante il periodo estivo tutto sarebbe stato diverso. Credevo che ci sarebbe stato più tempo, invece non è così. Ora ricomincerò a registrare tutte le serie regolarmente, compresa TechCraft. A proposito, grazie per i complimenti. Prossima domanda. Hai abbandonato il progetto della web radio? Fondamentalmente sì, ma solo momentaneamente. Non ho tempo per registrare, figuriamoci per streamare giornalmente su Radio Noise. Appena mi libererò di questi impegni che non posso rinviare, ricomincerò a streamare giornalmente sulla web radio. Prossima domanda. Tu e Dexter vi conoscete di persona? Come vi siete conosciuti? Io e Dexter non ci conosciamo di persona, anche perché io sono della Sardegna e lui del Friuli, quindi traete le conclusioni. Ci siamo conosciuti un po' di tempo fa in un server di Minecraft, più precisamente in un server col pacchetto DarkWolf20, in cui io avevo sopra la casa uno schermo nel quale c'era un testo scorrevole che pubblicizzava il mio canale e lui interessava il codice. Allora così è iniziata la chat e da qui ci siamo conosciuti. Da poco ci siamo risentiti e abbiamo deciso di collaborare. Questa decisione è piaciuta al pubblico e noi ne siamo felicissimi, ve lo assicuro. Prossima domanda. Vorrei comprare un PC da gaming, cosa mi consigli? Preassemblato o compro i pezzi e lo faccio assemblare da un amico? Allora, io non so quale sia il tuo budget né l'uso che ne farai, quindi l'unico consiglio che ti posso dare è questo. Se ti piace un preassemblato, guardi la scheda tecnica, ti cerchi pezzo per pezzo su uno store online, per esempio Amazon, guardi per ogni pezzo il prezzo del pezzo, oddio, che giochi di parola. Ne fai la somma e vedi se è uguale o poco poco superiore al prezzo del preassemblato. Se è così, compralo, vuol dire che è abbastanza buono, naturalmente se ti piacciono i pezzi e tutto. Se invece il prezzo è molto superiore a quello dei pezzi, della somma dei pezzi, allora non comprarlo perché ti stanno facendo letteralmente un pacchetto, un pacco grande anzi direi. Poi passi alla fase successiva in cui cerchi, che ne so, un paio di recensioni online su ogni pezzo del computer, oppure dei video prova di alcuni pezzi, non so, unboxing, e vedi un po' come si trovano le persone, e se la maggioranza di persone è stata positivamente attratta da questo pezzo oppure no, oppure negativamente. Se positivamente acquisto, perché evidentemente è un'eccezione che conferma la regola in realtà, perché comunque i preassemblati non sono quasi mai quello che si può dire computer seri. Io personalmente ho preferito e preferisco assemblarlo da me, anche perché è una soddisfazione unica, che ne so, dopo averlo assemblato, vederlo accendersi. Anche se per me la prima accensione è stato un trauma, ho cliccato e non si è acceso.
Poi mi sono accorto di aver dimenticato di collegare l'alimentatore alla motherboard. Se il video vi è piaciuto, spero che sia così perché non avete dato l'impegno che ci ho messo in questo video. A partire da questo telo che non so se da verde diventerà qualcos'altro, perché dobbiamo vedere se la luce era a posto e tutto. Se no resterà verde e chi si è visto si è visto. Comunque, niente, non avete dato l'impegno che ci ho messo per questo video. Forse è uno dei vlog più pianificati del mondo. Comunque, se vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, condividete, mi trovate sempre su Google Plus, su Twitter, su Facebook, visitando facebook.com/pigano.official. Mi trovate dappertutto, praticamente dappertutto, basta scrivere spiegamento su Google e mi trovate dappertutto. Quindi iscrivetevi, commentate, fatevi sentire, spero che il video vi sia piaciuto veramente, perché sennò mi suicido e faccio un video mentre mi suicido. Quindi, niente, il video è finito, ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!